Oggi l'Arezzo ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, una superiorità palese. Abbiamo fatto una buonissima gara, indubbiamente io mi immaginavo, ecco, una bella cosa, però ecco, sì, così non l'avrei mai creduta, veramente è andata molto bene, anche se la partita all'inizio sta molto difficile perché loro sono partiti molto bene come noi, c'era un'azione da una squadra, un'azione da un'altra. E la completo anche dopo il vantaggio nostro e la prima espulsione loro forse meritavano il pari in quel frangente perché noi lì abbiamo allentato un po'. Poi è chiaro, dopo il secondo gol la partita è stata tutta in discesa, però fino allora è stata molto molto impegnativa. Ecco, è una vittoria anche storica perché erano 50 anni che l'Arezzo non vinceva qui, insomma, era un bel pezzo. Sono contento, mi dissero ieri che era così. Quanto alla mia statistica, avevo giocato due volte solo, ecco, che in due volte non esiste statistica. E comunque si è sfatata anche quella. Allora 50 anni dell'Arezzo è la prima volta mia qui all'Ardenza, in campionato, perché in Coppa avevamo già vinto. Mister, la scelta di giocare con il 2004 Cantisani l'ha ripagata alla grande. È una domanda che può sembrare banale, ma si aspettava una prestazione così di sostanza di un ragazzino, anche se ha 18 anni, forse noi esageriamo a chiamarlo così, ma insomma, di un under in un contesto del genere. Quando decidiamo di mandare dentro uno è perché me l'ha fatto vedere lui in allenamento. Se non me lo faceva vedere in allenamento non l'avrei mai messo sì a caso. No, no, ha dimostrato un allenamento che ci poteva stare e allora noi abbiamo deciso, no, con più sostanza dietro, con Lazzarini, e era in grado di andare e l'ha dimostrato, credo, molto 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 bene. Questo più 7 sulla pianesa, 7 giornate dalla fine, adesso mister può veramente spostare, no, gli equilibri di questo campionato, che sensazione ha? Ma siamo contenti, adesso più 7, è chiaro, oggi era importante, oggi vincere qui è un segnale molto importante, però ormai un po' di esperienza, fin tanto c'è la matematica, oggi si gioisce come giunto gli spogliatoi, no? Contenti, pazzi, però da martedì bisogna ripartire perché fin tanto non c'è la matematica, non hai fatto niente. Le chiedo, anche sempre a livello di sensazioni, mister, nonostante la sua grande e lunga esperienza, insomma, questa giornata di oggi si è un po' speciale anche per lei, che ha vinto tanti campionati, però forse un 4-0 a Livorno in questo momento del campionato, non so se è una giornata speciale anche per lei. Sì, l'ho detto prima, io me la immaginavo, è una bella cosa, una bella prestazione, perché la squadra me la sentivo, no? Che veniva bella, però ecco, così non l'avrei mai immaginata, queste sono soddisfazioni veramente che, come si dice, premiano il tuo lavoro, il tuo impegno, sempre la tua voglia. Sta facendo molto, molto, molto bella.